Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un nuovo video e come potete leggere dal titolo qui sotto, ritorna la rubrica degli incipit, che come sempre è in collaborazione con Vale del canale Vale Libri, Laura del canale Laura Venturelli, Claudio del canale Claudimetti e Samantha del canale Fuori dal Tubo. In questo caso oggi vi leggerò l'incipit del libro Lettera a un bambino menato di Oriana Fallaci. È un libro che mi è piaciuto veramente tantissimo, che lessi tempo fa, ma che ho avuto modo di leggere anche recentemente, quindi ve ne parlerò presto sul canale. È un libro veramente molto toccante, molto forte, ma allo stesso tempo delicato. Parla di questa donna che ha dei dubbi sul portare avanti una gravidanza. Quindi noi seguiremo con lei tutto il suo monologo, il suo flusso di coscienza. Quindi assolutamente una lettura da fare, una lettura consigliata. E spero che con la lettura dell'incipit io possa incuriosirvi un po' a leggerlo. Quindi buon ascolto. Stanotte ho saputo che c'eri, una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio, ed un tratto, in quel buio, si è acceso un lampo di certezza. Sì, c'eri, esistevi. È stato come sentirsi colpire in petto da una fucilata. Mi si è fermato il cuore, e quando ha ripreso a battere con tonfi sordi, cannonate di sbalordimento, mi sono accorta di precipitare in un pozzo dove tutto era incerto e terrorizzante. Ora eccomi qui, chiusa a chiave, dentro una paura che mi bagna il volto, i capelli, i pensieri, e in essa mi perdo. Cerca di capire, non è paura degli altri, io non mi curo degli altri, non è paura di Dio, io non credo in Dio, non è paura del dolore, io non temo il dolore, è paura di te, del caso che ti ha strappato a nulla per agganciarti al mio ventre. Non sono mai stata pronta ad accoglierti, anche se ti ho molto aspettato. Mi sono sempre posta l'atroce domanda, e se nascere non ti piacesse? E se un giorno tu me lo rimproverassi gridando, chi ti ha chiesto di mettermi al mondo? Perché mi ci hai messo? Perché? La vita è una tale fatica, bambino, una guerra che si ripete ogni giorno, e i suoi momenti di gioia sono parentesi brevi che si pagano un prezzo crudele. Come faccio a sapere che non sarebbe giusto buttarti via? Come faccio a intuire che non vuoi essere restituito al silenzio? Non puoi mica parlarmi? La tua goccia di vita è soltanto un nodo di cellule appena iniziate. Forse non è nemmeno vita, ma possibilità di vita. Eppure darei tanto perché tu potessi aiutarmi con un cenno, un indizio. La mia mamma sostiene che gliel'ho detti, che per questo mi mise al mondo. La mia mamma, vedi, non mi voleva. Era incominciata per sbaglio, in un attimo di altrui distrazione. E perché non nascesse ogni sera, scioglieva nell'acqua una medicina. Poi la beveva, piangendo. La beve fino alla sera in cui mi mossi, dentro il suo ventre, e le tirai un calcio per dirle di non buttarmi via. Le stava portando il bicchiere alle labbra. Subito lo allontanò e ne rovesciò il contenuto per terra. Qualche mese dopo, mi rotolavo vittoriosa nel sole. E se ciò sia stato bene o male, non so. Quando sono felice, penso che sia stato bene. Quando sono infelice, penso che sia stato male. Però, anche quando sono infelice, penso che mi dispiacerebbe non essere nata, perché nulla è peggiore del nulla. Io, te lo ripeto, non temo il dolore. Esso nasce con noi, cresce con noi, adesso ci si abitua, come al fatto di avere due braccia e due gambe. Io, in fondo, non temo neanche di morire, perché se uno muore vuol dire che è nato, che è uscito dal niente. Io temo il niente, il non esserci, il dover dire di non esserci stato, sia pure per caso, sia pure per sbaglio, sia pure per l'altrui distrazione. Molte donne si chiedono, mettere al mondo un figlio, perché? Perché abbia fame, perché abbia freddo, perché venga tradito e offeso, perché muoia ammazzato alla guerra o da una malattia? E negano la speranza che la sua fame sia saziata, che il suo freddo sia scaldato, che la fedeltà e il rispetto gli siano amici, che viva a lungo per tentare di cancellare le malattie e la guerra. Forse hanno ragione loro, ma è niente, è da preferirsi al soffrire.
Io perfino nelle pose in cui piango sui miei fallimenti, le mie delusioni, i miei strazi, concludo che soffrire sia da preferirsi a niente. E se allargo questo alla vita, al dilemma nascere o non nascere, finisco con l'esclamare che nascere è meglio di non nascere. Tuttavia è lecito imporre tale ragionamento anche a te? Non è come metterti al mondo per me stessa e basta? Non mi interessa metterti al mondo per me stessa e basta, tanto più che non ho affatto bisogno di te.